Bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi a questo nuovissimo video. Oggi mi vedete così conciato perché siamo a un altro evento cosplay. Precisamente siamo al 16 Comics qui a Pomezia, dove ci sarà tra poco la gara cosplay, ma prima chiediamo qualcosa ai cosplayer che ci sono. Andiamo a vedere cosa ci stanno e cosa ci dicono i cosplayer, ma ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che vedo i primi cosplayer e poi gli andiamo a chiedere qualcosa. Allora, raga, qua ci stanno i primi cosplayer. Eccoli qua. Voi chi siete, come vi chiamate e che personaggio siete? Linette di Genshin Impact. E tu? Linee di Genshin Impact. Di Genshin, ancora gira, Genshin Impact, raga, ancora gira. Quindi gli ultimi sopravvissuti, credo che siano. Perché? Perché avete scelto questi personaggi, raga? Mi piacevano i vestiti. Ti piacevano e tu invece? Io ho scelto Linee perché secondo me un pochetto mi rappresentava, poi perché lo suo stile era bello e quindi... Vediamo, è bello lo stile, ragazzi, scrivetelo nei commenti, votate da 1 a 10, mi raccomando, non fate gli stronzi, ma partecipate alla gara dopo, alla gara cosplay? Io sì. Tu invece? Sì, pure io. Tutte e due, ce lo spoilerate qualcosa, cos'è che fate? La fate in coppia? Sì. Ok, spoilerateci qualcosa, vediamo. Balleremo una canzone termine, purtroppo non facciamo cose di magia perché... Perché non siete maghi, diciamo, però ballate, quindi ballerete qualcosa? Sì. Ballerete qualcosa? Vabbè, questo, ragazzi, lo vedrete nel prossimo video, intanto votate nei commenti da 1 a 10 che cosa ne pensate dei vostri cosplay, com'è? Irei? Inetta. E Inetta, ragazzi, votate nei commenti quanto gli date. Invece qua, ragazzi, vedo il cosplay più smirso, più facile e più easy da portare. Eccola qua, questa con le ali. E questa è proprio... Semplice, giusto una cosa, giorni, una cosa al volo, fate vedere, girate bene, oh, è molto easy, devo dire, molto molto semplice, diciamo, che persona, ma ce vedi, sì? No, non ci vedi, raga, che personaggio è il tuo? Colombina di Genshin Impact. Ancora Genshin Impact, raga, gli ultimi sopravvissuti ci sono di Genshin Impact. Cosa è importante? L'hai comprato? L'hai fatto tu? L'hai rubato? Da dove l'hai preso? L'ho fatto io. L'hai fatto tu? O i marocchini sotto casa, i cinesi di AliExpress? Tutto io. Senza l'aiuto di nessuno? No. Qua sappia tutta lei la gloria. Tutta lei la rabbia. Quanto ci hai messo per fare tutto sto coso in testa? 7 mesi. Molto, molto facile, diciamo. Sì. Molto facile. Parteciperai alla gara cosplay? Sì, è certo, voglio vedersi. Ma quindi cosa farai? Dammi un piccolo spoiler di cosa farai. Piccolo spoiler. Proverò a fare qualcosa con la falce, sempre se non si smonterà il costume. Speriamo bene. Ragazzi, scrivete nei commenti se il costume durante l'esibizione o prima si smonterà. Succederà? Speriamo di no, però è molto... È molto probabile, purtroppo con noi cosplay lo sappiamo, queste cose arrivano sempre nel momento meno opportuno. Però ragazzi, scrivete nei commenti da 1 a 10 che voto gli date a Colombina. Non fate gli stronzi, mi raccomando. Ragazzi, invece qua ci abbiamo Superman, giusto? Giusto, autentico. Il vero Superman. Io. Senti, perché hai scelto questo personaggio? Perché mi rispecchia, sia fisicamente che di morale. Fisicamente, fai il muscolo, fagli vedere il muscolo, sì, fagli vedere il muscolo, vediamo. Oh, ti è tanta roba, raga, tanta roba. Partecipare dopo la gara? No. No, non partecipi alla gara. Non sa fare le pose, no, quindi dovresti chiamare Posaman, se non sai fare le pose, ti può insegnare le pose. Come ti chiami tu? Alessio, mi raccomando, scrivete, raga, nei commenti quanto è figo Alessio da 1 a 10 il nostro Superman. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Grazie. Poi c'è sta pure lui che è Batman, giusto? No, che Batman? Tu non sei Batman. Red Hood, che cos'è? Perché io sono ignorante. Spiegami il tuo personaggio. È Robin. Sì. È morto. Ok, Robin morto?
Robin morto, sì. Ok. Robin morto da, eliminato da, da Joker. Ok. E poi è risorto con la forza di Lazzaro. Ok. È diventato tipo Redwood, diciamo un fuorilegge. Oh, buono, mi piace, raga. Partecipi alla gara? No, non partecipi alla gara. Perché sennò vinco. Beh, ti piace vincere facile, ponci, po. Senti, da dove hai preso sto cosplay? L'hai rubato, comprato, commissionato? Da dove viene? Il casco l'ho fatto io. Ok. Oh, si illumina pure, tanta roba, Si illumina pure il casco. Tutto il resto invece? Vabbè, comprato in giro e questo l'ho commissionato. La cosa è... bella tosta, raga. Votate nei commenti che voto li date al nostro Redwood da 1 a 10. Non fate gli stronzi, so, viene a casa e va ammazza, però voi non resuscitate. No. Raga, invece qua c'è sta lui che viene direttamente da quale epoca viene? Spiegami. No, vengo dal futuro. Viene dal futuro col colera? Sì. Più o meno col colera. Perché hai scelto sto personaggio, caro? Perché sentivo il bisogno di dover dare un senso alla vita e alla morte, perché la vita è la causa di tutti i mali, oltre che malattia. Oltre che fare la sauna in questo momento. No, io sto benissimo. Tu stai bene, mi piace, raga, che voto gli date, raga, da 1 a 10 a lui col colera che viene dal futuro, vieni. Come ti chiami? Io sono Dottor Need. Dottor Need. Tu su Instagram Not Your Doctor. Che bello, sto teschio mi piace, raga. Mi piace proprio. Sorride proprio. Mi piace. Partecipi alla gara? Ovvio che sì. Partecipi alla spoiler, sprollarci qualcosa. Spoiler, sprollarci qualcosa. Porterò qualcosa di particolare, ragazzi. Qualcosa che vorrò fare la prossima edizione verso Soriano. Qualcosa di un po' riassumatorio del mio periodo, del mio tempo, della mia epoca. Vabbè. Io questionerò l'importanza della vita e della morte. Ma incuriosito. Peccato che lo vedrete nel prossimo video. Vabbè, lo vedrete nel prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale così vedete pure questa esibizione molto particolare, diciamo. Improvviserò, ancora non l'ho studiata. È un po' la prova, il test. Mi raccomando, ragazzi, votate a lui nei commenti quanto è figo da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò diventate pure voi un teschio, okay. Così, paro. Vengo a cercare. Raga, invece qua c'è sta direttamente dalla Disney, sempre per un cattivo. C'è sta lui, che tu sei Jafar, giusto? Perfetto. Oh, vedi, qualcosa della mia ignorantitudine la so. Senti, perché hai scelto sto personaggio? Allora, ho scelto questo personaggio perché quest'anno ho fatto crescere la barba. Oh. Sceglie un personaggio che avesse la barba per non ritagliarla. Quindi ho deciso di costruire Jafar. Bello, mi piace molto sto pennacchio, sto tutto esagerato. Mi piace, l'hai fatto tu, l'hai comprato, l'hai rubato, da dove l'hai preso? No, l'ho fatto io. L'hai rubato, mi piace. L'hai fatto tu, l'hai fatto, ho capito, l'hai sì. Rubato. Vabbè. L'hai fatto tu, quanto tempo ci hai messo? Vabbè, rimedia tutta la roba, poi per assemblarlo, diciamo che una mesata. Mi piace, bravo, partecipi alla gara cosplay dopo? Sì. Sì, bravo, col pappagallo, guarda che bello il pappagallo, sì, mi piace molto. E senti, anticipaci qualcosa di quello che farai sopra la gara, nella gara. Piccolo spoiler, piccolo. Non lo so proprio, perché la prima volta che partecipo a una gara, cioè non so. Cammina e basta. Cammini e basta, che deve fare? Faccio magia, faccio sparire tutti. A me piace. Qualche magia fai sparire tutti. Bravo. Mi raccomando, ragazzi, voi invece votate nei commenti che voto gli date al nostro Jafar da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò viene col pappagallo e votaglia col pappagallo. Ti disintegra. Oh, qua invece ci abbiamo, oltre la pelata, dove sta la pelata? Eccola qua, la pelata. Abbiamo anche braccio d'acciaio. Hai usato quel braccio troppo, sei un po' troppo mancino, sì. L'ha rovinato, è diventato de ferro, quindi come si dice, può essere de piuma
o De Ferro, questa volta è De Ferro. Chi è? Come ti chiami e perché hai scelto questo personaggio? Allora, io sono Amber, ho scelto questo personaggio perché sono entrato da poco nell'universo Marvel e subito mi ha colpito Buggy per la storia e per tutto. Buggy? Buggy. Ah, Buggy, ho capito, ma a me sembrava strano. No, no. Ti dicevi? E mi ha colpito molto la sua storia, il processo del suo personaggio, e quindi ho deciso, nonostante le difficoltà evidenti, di rappresentarlo. Bra, a me piace, partecipi alla gara? È la mia prima gara, ma sì. La dato a prima gara. Sprolalaci qualcosa di che farai sulla gara. Diciamo, è proprio il riassunto di tutto il percorso di Buggy durante i film fino ad arrivare alla sua redenzione. Vabbè, raga, lo vedrete nel prossimo video, lo vedete. Ora invece scrivete nei commenti quanto è figo questo Buggy, da 1 a 10. Facciamo, mi raccomando, da 9 a 10, così così è più facile. Non fate gli stronzi, se no viene col braccio De Ferro e va mollo una piotta. Brava. E poi, oltre a tutti gli altri, ci abbiamo un altro cosplay di, aspetta, Genshin Impact, può essere? Sì. Brande. Oh, ancora ci sono Genshin Impact, i sopravvissuti, qualcuno ancora c'è. Perché hai scelto questo personaggio? Perché Goru mi piace molto come personaggio e poi ho iniziato a giocare Genshin proprio quando è uscito per la prima volta Goru. E quindi il tuo personaggio lo usi? Sì, ogni tanto. Ogni tanto. Beh, molto facile, diciamo, il tuo cosplay. L'hai comprato, l'hai rubato, l'hai commissionato. Da dove viene allora, il tuo cosplay? Allora, il cosplay è comprato tutto, però l'arco l'ho fatto io. L'arco? Fallo vedere l'arco. È molto 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 figo, diciamo. Quanto tempo ci hai messo? L'ho fatto durante il periodo scolastico, quindi ci ha messo di più, però quasi un mesetto. No, una mesata. Bella resa. Ragazzi, scrivete nei commenti che voto li date a questo, come che si chiama, hai detto? Goru. A Goru, mi raccomando, non fate gli stronzi, sennò viene con l'arco e ve lo infilza, diciamo, praticamente. Quindi ragazzi, qua ci siamo quasi, che tra poco iniziano a fare le esibizioni. Nel frattempo stanno ancora a fare le iscrizioni alcuni cosplay che ho intervistato, altri che non ho intervistato, ma li vedrete tutti nel prossimo video di tutte le esibizioni dei cosplay. Va bene ragazzi, noi invece ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e votate nei commenti che voto li date ai cosplay che abbiamo visto prima e vi ho intervistato prima. Mi raccomando, non fate gli stronzi. Noi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Ciao cari!